Però tu sei il cavallo pazzo che ci sta. Io ci sto, sì. Radiata dall'albo degli avvocati perché femmina. Anche un assassino ha diritto a un vero difensore. Posso così. Vincere? Non vincerai mai. Non essere pessimista, cazzo! Oh! La chiami, scusi? Lidia, la figlia di quello lì. La sorella pazza. Ah, come si trova la voglia di lottare quando devi partire da meno 50, no? Soprattutto quando sei brava e magari anche da più di chi parte da zero. E soprattutto a non cedere all'ambizione frustrata, perché se ne parla in un episodio. Penso che sia tutta la forza dei sogni, degli ideali, di quello che ti spinge, se hai un motore dentro che rugge, che urla, credo che sia un istinto naturale, penso che capiti più o meno a tutti una volta nella vita, o per lavoro, o per amore, o per qualsivoglia cosa nella vita, di dover lottare o di dover spingere partendo da meno 50. Credo che avere degli obiettivi e credere in qualcosa sia un grande motore propulsivo. La vostra coppia nella serie mi ha ricordato un po' Sherlock Holmes e Watson, persone che in realtà non cercano la risposta più semplice, no? E anzi le cercano le sfide. Vi ha spinto un po' anche questo nella costruzione dei vostri personaggi, cercare sempre una sfida intellettuale, mentale? Sì, sì, fondamentalmente poi è sempre lei che mi porta nelle sue avventure, che sono sempre al limite, perché ci intrufoliamo in posti dove non dovremmo andare, posti chiusi a chiave, posti, come dire, della polizia. Però tu sei il cavallo pazzo che ci sta. Io ci sto, sì, perché comunque lei è una donna che mi intriga, che c'ha qualcosa, che c'ha un motore. Io questo motore lo avverto, la sua determinazione io da personaggio lo avverto, quindi la seguo. Il clickbait all'epoca, nell'Ottocento, già esisteva in realtà, vediamo in questa serie. Beh sì, forse sì, forse sì. Perché alla fine, no, credo che sia importante nel loro rapporto come loro riescono a stimolarsi intellettualmente, no? Perché entrambi poi sono un pochino fuori dagli schemi, sono entrambi due misfit della famiglia, no? Quindi lui poi ha anche tutto un passato un po' oscuro che piano piano viene fuori. Lidia comunque è una donna che veramente per l'epoca era un disastro, e quindi sono anche veramente due strambi che si uniscono e che si riconoscono come animali simili, e quindi hanno voglia anche di fiutare insieme degli indizi in questo senso. Invece, Matteo, ti sei veramente ribellato alla fotografia da streaming, da piattaforma. C'è una fotografia bellissima in questa serie, un sacco di luce naturale, ecco. Quindi sta dicendo che la fotografia degli streamer è brutta? C'è una certa fotografia un po', no? Diciamo spesso standard. Diciamo che allora, no, guarda, ho curato molto tutti gli aspetti legati alla messa in scena, perché secondo me era bellissimo che questo show avesse un impianto internazionale forte, e noi abbiamo la fortuna di avere dei luoghi in Italia, vedi Torino in questo caso, che sono, diciamo, dei set naturali in cui non c'è budget che tenga, nel senso che tutto quello che noi vediamo, anche con gli esterni, i palazzi, è irripetibile e straordinario da un punto di vista estetico. La fotografia è stata curata in maniera molto attenta, così come la scenografia, e ho cercato di portare un po' quello che è un mio gusto, diciamo, cinematografico su questo racconto seriale, con l'idea proprio che questo personaggio contenesse un tema fortissimo, che risuonasse libero e che dovesse essere un po' gridato, e quindi con un linguaggio, se vogliamo, anche popolare, largo, ho cercato di canalizzare, no, il tema e far divertire, speriamo, le spettatrici e gli spettatori, ricordandoci sempre che è un personaggio che, insomma, ci parla di contemporaneo più di altri. Rapidissimamente, siccome noi di Movie Player amiamo tutto il cinema e non siamo per niente snob, lo sosteniamo tutto, vorrei sapere da ognuno di voi il vostro B-movie preferito, perché anche i B-movie hanno la loro dignità. Sono B-movie. È un B-movie, è un film di serie B. Film brutto che però magari sono ami. Brutti, ma magari ami follemente. Non so se il B-movie però è un film brutto. Cioè, no, un infatti, film, perché diciamo, è interessante la poi domanda. Se ti piace, non è il B-movie è negli occhi degli altri. Se ti piace per te. Però ci sono, diciamo, per esempio, per me un B-movie molto importante è stato i Gremlin,
che è un classico ed film, è un B-movie. Sì, è tecnicamente, è proprio tipicamente un B-movie Gremlin. Perché è considerato un B-movie anche in termini produttivi, cioè era un film che certo. Non era il film mainstream, sono dei film soprattutto diciamo fatti con gli effettoni. Anche Lo Squalo originariamente era bello, considerato un B-movie. Bello. Che è un capolavoro, no? Nessuno lo direbbe mai. Lo però. Rubo. Lo Squalo, quindi... Non... Scary Movie. Quel gran pezzo dell'Obalda. Comic Movie vale. Va benissimo. Vai. Va benissimo. Col mento di Hugh Jackman. Perfetto. Ok, grazie. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a te.